Io vado a lavorare ogni mattina per farle vivere queste cellule, farle vivere e farle vivere bene, ma stress ossidativo e infiammazione sono sempre in agguato. Pensate che addirittura ogni volta che noi respiriamo produciamo stress ossidativo. Stress ossidativo e infiammazione sono alla base di tutte le patologie neurodegenerative conosciute. E queste patologie, questo stress ossidativo e infiammazione sono regolati da due fattori di trascrizione, che sono due proteine che inducono l'espressione di geni pro-infiammatori, l'NF-kB, e antiossidanti, l'NRF2. Quindi, cosa accade? Questi due fattori di trascrizione sono in perfetto equilibrio in cellule normali, in condizioni di omeostasi. Ma nel momento in cui sopraggiunge uno stress ossidativo in eccesso e questa infiammazione può essere sostenuta, allora ecco che questo equilibrio, che io ho definito un equilibrio sopra la follia da una canzone di Vasco Rossi, proprio questo equilibrio va oltre la follia e la cellula muore. È in equilibrio, se questi due fattori di trascrizione sono in equilibrio, tra l'altro la letteratura li descrive anche come lo yin e lo yang del nostro sistema di difesa, proprio perché se sono in equilibrio noi stiamo bene. Chiaramente paghiamo lo stress ossidativo della nostra respirazione, però noi stiamo bene. Nel momento in cui però eccedono, questo equilibrio si sposta nettamente in favore di NF-kB, sfociando in una esacerbazione infiammatoria che si conclude solo con la morte cellulare. E quando si parla di sistema nervoso centrale, la morte cellulare equivale a neurodegenerazione. Possedere dunque delle molecole che riescono a ristabilire questo equilibrio potrebbe fornire una speranza per il trattamento, quantomeno una prevenzione, ma sicuramente un ottimo alleato per la nostra vita. Grazie.